Buonasera a tutti, è veramente un piacere dare il benvenuto a un evento a cui ci tengo particolarmente. Questo rivela la storia che è compita, per cui l'avrebbe mai detto, ma parla così. Anche perché io se stasera sono qui, in fondo lo devo alla storia e a mio padre, come ho detto oggi, quando ci siamo visti. Io sono diplomatico perché in fondo l'unica vera passione della mia vita è il momento di dirlo umilmente davanti a questo padre è stata la storia. Solo che quando finì il liceo e tutto il trattare da papà, mi disse papà, io vorrei studiare la storia, mio padre, altra generazione napoletana, e poi che fai? E scrivi la legge, e non è che all'epoca poi si discuteva in una maniera interattiva con il genitore. E andai a legge, no, la giurisprudenza da Federico II, e uso questo nome, ma questo va bene, e all'epoca la facoltà di giurisprudenza di a Napoli aveva 9 piani di studio prefissati, cioè lo studente non poteva scegliere, doveva seguire 2 piani di studio. Il piano di studio che aveva più esami di storia era gli studi internazionali. Non avevo mai sentito parlare di questa materia, ho fatto quel piano di studi, ho avuto 30 lodi a tutti gli esami di storia e risultati variegati, compreso una orgogliosamente 18 a cultura civile, ho odiato il diritto al di là del bene e del male durante il mio studio, ma mi sono laureato e poi aveva ragione papà, oggi sono ancora ambasciatore al mondo. E in effetti poi ho scoperto, facendo diplomatico, che molti diplomatici italiani hanno una passione per la storia. Spesso ci vediamo in realtà con una specie di merda specifica vulcan che non possiamo, però insomma una certa conoscenza c'è. E sono contento che il professor Brebero qui oggi con noi, anche perché domani rappresenterà l'Italia in un festival di letteratura tra i più importanti d'Europa che organizza l'Università di Oxford. Mi dicono che anche lì la situazione è questa, anzi, a differenza di questi signori, lì hanno anche pagato, quindi è veramente una scelta profonda, un ulteriore motivo di orgoglio per noi e conferma il ruolo di leadership che l'Italia può giocare in certi contesti culturali internazionali. Ci tengo a sottolinearlo che siamo i presidenti di turno del G7. Credo che sono molto contento di essere qui oggi, ringrazio di cuore il direttore della sede RAI di Londra, Marco Vardello, che è un grande amico dell'ambasciata e del sottoscritto, la vera vittima dei gossip della famiglia reale, che credo che da settimane è passato da non tanto dai telegiornali ma da altri programmi della RAI sulla famiglia reale. Marco ci accompagnerà tutti noi in un dialogo col professor Alessandro Barbero, si parlerà di storia e perché la storia possa ci unisce tra Italia e Regno Unito, un po' anche un riferimento alla grande tradizione di studi storici che ci sta in queste isole. Abbiamo davanti a noi uno dei volti più noti, più amati dal pubblico italiano, quindi sarà lui che poi ci guiderà questi spunti. Vedo a partire dall'ultimo libro, tra l'altro, che questo professore ha scritto, Allarme, allarme, i priori fanno carne, che il professore presenterà domani ad Oxford, in cui si parla anche di episodi di rivoluzione in un paese come l'Inghilterra, che è vero che ha decapitato il re, ma l'ha decapitato troppo presto, dopo poi è tornato a essere una monarchica. Grazie, detto tutto per questa serie. Rispetto a quello che ci seguirà, grazie e benvenuto. Do la parola a Marco Vardello. Bene, microfono aperto, eccolo qua, buonasera a tutti, Marco Vardello, sono il responsabile dell'Ufficio RAI qui a Londra e ho il compito di fare da spalla stasera al professor Barbero e la partecipazione vostra dimostra, lo dico forse irritando il carattere schivo del piemontese professore, dimostra la verità della paginata dell'altro giorno sul Corriere della Sera,
che il cui titolo era Fenomeno Barbero. Questo lo dico per sottolineare la carattere veramente speciale di una serata come questa, perché abbiamo il Fenomeno Barbero in carne ed ossa, sappiamo, in questo caso è il mio compito di giornalista fare le domande, sappiamo di scoprirlo un po' di più. Se permette, dico solo due parole su il Barbero accademico, cioè laurea in lettere a Torino con tesi in storia medievale, dottorato alla Normale di Pisa, e qui già vediamo il decollo, la cattedra di storia medievale a Roma, Tor Vergata, poi l'Università del Piemonte Orientale, che alla stato a gennaio leggo per dedicarsi soprattutto alla divulgazione, che credo sia quello che sta facendo anche stasera. Non cito le decine dei libri storici, io ho letto Carlo Magno, che veramente è una pietra miliare per capire l'Europa anche di oggi, e sottolineo soltanto che il suo primo romanzo, 1996, ha vinto semplicemente il premio Strega come prima uscita, La bella vita, guerre altrui, di Mr. Pai Gentilino. Poi siamo analoghi in campo televisivo, nel senso che il professore ha cominciato anche a collaborare con Piero Angela, e quindi alla stessa dimensione, e poi l'influencer a sua insaputa, e vediamo dopo che cosa vuol dire, perché 2 milioni di followers tra YouTube, Instagram, podcast e quant'altro, e pongo una certa domanda sulla sua insaputa. Però partirei dall'occasione che l'ha portata a Londra, cioè il Festival di Oxford, il libro Allarme, allarme, i priori fanno carne, che da una parte sembra un po' osè come titolo, che già cose che non credo che c'entrino, dall'altra è intraducibile forse in inglese. Si parla di 4 rivolte, quali sono e che cosa ancora oggi si dicono in questi periodi storici. Il libro racconta quattro rivolte, stavo per dire 4 grandi rivolte popolari del Medioevo, in realtà no, 3 grandi e 1 piccola. Però quella piccola è avvenuta in Piemonte, e quindi già questo, come dire, la rende per me significativa. Quelle grandi sono la grande Jacquerie, la grande ribellione dei contadini francesi del 1358. Cito le date non a caso, perché queste rivolte avvengono in un ventaglio di pochissimi anni. La rivolta dei Ciompi di Firenze, che è l'unica di queste a non essere una rivolta contadina, ma una rivolta degli operai dell'industria in quella che era già allora una grande città industriale. E poi naturalmente la grande rivolta degli English Rising del 1381. E poi questa rivolta dei Tucchini del Canavese, che appunto anche lei qualcosa merita in realtà. Allora, il grande problema per gli storici è innanzitutto come mai tante rivolte concentrate in un periodo di tempo così breve. E questa forse è anche la risposta alla seconda parte della domanda, cioè che cosa ci possono dire ancora oggi queste cose. Perché il punto è che, come capite bene, parlare di rivolte popolari nel passato è un tema che per gli storici può essere oggetto di controversia. Magari meno adesso, di più all'epoca della Guerra Fredda. All'epoca della Guerra Fredda, per dirla in termini semplici, gli storici sovietici e in generale gli storici marxisti raccontavano, analizzavano le rivolte popolari del Medioevo e si dicevano, ragazzi, lo vedete che c'era la lotta di classe, come abbiamo sempre detto noi, lo vedete che c'era la coscienza di classe dei poveri sfruttati e oppressi. E dall'altra parte una storiografia non marxista, chiamiamola borghese se vogliamo, che diceva, ma figuratevi un po', la coscienza di classe, ma questi poveracci analfabeti che crepavano di fame e ogni tanto perdevano la testa e cominciavano a spaccare tutto senza nessuna idea chiara, no? Ecco. Poi uno va a vedere la seconda metà del 300, in cui si concentrano tutte queste rivolte, è un'epoca sì drammatica per epidemie, la grande peste, per guerre interminabili, la guerra dei cent'anni, ma è anche l'epoca in cui noi ci rendiamo conto che i salari non erano mai stati così alti, che i poveri, gli operai, i braccianti, non avevano mai guadagnato così tanto, mai pagati così bene, mai mangiato così bene, e proprio in quel momento si ribellano. Allora, ovviamente, come capite, sto semplificando alla grande un tema pieno di sfumature, ma è un fatto
che non è detto che nelle società del passato la gente si ribellava quando proprio non ne poteva più. Queste rivolte medievali dimostrano invece che è proprio quando quelli che possiamo ancora chiamare gli sfruttati, gli operai, i poveri, stanno un po' meglio, allora hanno anche l'agio di cominciare a ragionare sulla società in cui vivono e di chiedersi se è proprio giusto che sia organizzata in un certo modo. Il titolo, cos'era, un grido alla battaglia di una di queste rivolte? Il titolo, certo, il titolo naturalmente, lo capite bene, poteva benissimo essere Le rivolte popolari nel Medioevo, Però per qualche ragione l'editore La Terza ha pensato che era meglio un titolo più spizioso. Allora ci abbiamo ragionato su, capite come funziona in questi casi? Certi autori scrivono un libro e hanno già chiarissima l'idea del titolo. C'è anche chi ha già in mente il titolo e non vuole scrivere il libro, non dirò chi è, ma è venuto fuori oggi a pranzo. Ma io invece non ho in genere le idee chiare sul titolo, quindi poi c'è un confronto con la casa editrice. E per gradi quelli di La Terza hanno detto: ma se cercassimo una frase dalle fonti? E poi mi hanno proposto questa frase che sta in una delle cronache della rivolta dei Ciompi di Firenze. Cosa vuol dire? Allarme, allarme, i priori fanno carne. Dove i priori sono quelli che governano il comune di Firenze nel Medioevo e fanno carne, nel linguaggio, nel fiorentino dell'epoca, voleva dire sostanzialmente ammazzano la gente. Alla vigilia del tumulto dei Ciompi, i priori che governano la città ricevono delle informazioni, delle denunce anonime e anche non anonime forse, insomma ci sono dei rapporti chiari, qui si sta preparando qualcosa, nei quartieri operai c'è qualcosa che sta per venire fuori. Allora è piena estate, è luglio, fa un caldo da morire, Firenze, lo dicono tutte le cronache, si muore di caldo. In quella serata fanno arrestare senza troppo rumore alcune persone che sono state denunciate come potenziali leader di questa ribellione popolare. Li fanno arrestare, li portano a Palazzo Vecchio e cominciano a interrogarli. Come ovviamente si è sempre fatto, li torturano per interrogarli. Insisto a dire come si è sempre fatto perché non è che dovete pensare alla barbarie medievale, in qualunque tribunale dell'antica Roma o dell'età moderna si faceva la stessa cosa. E questi confessano che effettivamente gli operai dell'industria sono scontenti e da tanto tempo stanno parlando di muoversi per ottenere maggiori diritti e finalmente davvero stanno per scendere in piazza e vogliono rovesciare il governo, prendere il potere. Tutto questo avviene quella notte d'estate, nelle segrete di Palazzo Vecchio, nessuno dovrebbe sapere niente, ma in Palazzo Vecchio c'è uno che non doveva essere lì, o meglio che i priori non sanno che c'era, ed è l'orologiano. E cioè quello che è stato chiamato per riparare l'orologio che c'è sulla torre del palazzo, perché siamo nel Medioevo ma hanno già inventato l'orologio, ed è una roba macchinosa che si guasta tutti i momenti, quindi è arrivato l'orologiaio che ci sta lavorando. L'orologiaio sente le grida di quelli che vengono torturati e capisce cosa sta succedendo. Ed è un operaio anche lui, un artigiano, solidarizza con il popolo. E quindi esce di nascosto dal palazzo e appena è fuori si mette a gridare alla gente dicendo appunto allarme, allarme, armatevi cattiva gente, che vuol dire poveri voi, se no sarete tutti morti, che i priori fanno carne. E la gente sente, esce, si arma e la rivolta scoppia. Abbiamo anche avuto un esempio di storytelling, questo Guardiola che ti fa veramente entrare nel vissuto, direi, di quel giorno, di quelle rivolte. Credo che però lei ponga anche nel libro il dilemma di fin dove c'è la rivolta e dove inizia invece una vera e propria rivoluzione. Quelle erano rivolte che sono finite lì perché i tempi non erano maturi o potevano andare avanti perché non si è arrivati a rivoluzioni come poi nei secoli successivi. Quella è la grande domanda, la risposta sicura non c'è naturalmente. Voi capite qual è il problema? Quelle sono rivolte e non rivoluzioni, perché le rivoluzioni sono i movimenti che effettivamente mettono il mondo a gambe all'aria, no? Termine dietro dall'astronomia. Fai tutto il giro, hai rovesciato il mondo, l'hai ribaltato.
le rivolte di cui racconto io in questo libro all'inizio possono anche avere successo, i ciompi hanno successo, ottengono quello che volevano, il diritto di organizzarsi anche loro in sindacato, chiamiamoli così in modo anacronistico, e quindi di partecipare al governo della città, lo ottengono, ma dura qualche settimana la fase acuta. Poi già dopo qualche settimana i capi tradiscono, nel giro di qualche mese è stato sciolto e abolito tutto quello che avevano ottenuto. Quindi quella non è una rivoluzione. Dopodiché la grande domanda, naturalmente, capite qual è? Non è una rivoluzione perché intrinsecamente, fin dall'inizio, inevitabilmente non poteva riuscire, oppure per un insieme di casualità, perché la storia è fatta anche di quello, o perché poi alla fine i rapporti di forza effettivamente non sono stati a loro favore, ma non è che si potesse saperlo già prima. Capite la differenza tra le due cose? In un caso tu hai una visione della storia in cui, conoscendo tutti gli elementi, puoi dire, vabbè, certo, è andata così perché doveva andare così. Nell'altro caso hai una visione della storia molto più fluida, dove appunto anche la casualità ha un suo ruolo, dove tutto è abbastanza poco prevedibile. Per noi è molto facile, come capite, noi che veniamo dopo, perché sappiamo come è andata a finire, c'è sempre il rischio di dire, ma per forza doveva andare a finire così, no? Ecco. Quindi alla domanda non si può rispondere facilmente, però è chiaro che la risposta che dai, come dire, ti porta a una concezione diversa di quello che è la storia. E anche questi quattro esempi di quattro rivolte, guarda caso ce n'è una inglese, quella del 1831, e quindi si porta anche un po' alla nostra esperienza, cioè i rapporti storici o anche commerciali, o culturali tra Inghilterra e quella che sarebbe diventata Italia. Pensiamo a uno Shakespeare, alle sue opere italiane, la canta di Donatella, la mia Giulietta, pensiamo al Grand Tour del Settecento con i giovani nobili che venivano e si portavano anche indietro un sacco di opere nobili. Mazzini che viene qui nel video, ecco, e chiaramente è una carrellata, però lei è un maestro appunto di anche grandi sintesi, come potrebbe raccontarci questo legame anche un po' singolare, nel senso che poi a quei tempi erano grandissime distanze, era arrivata in Romagna anche qua, però comunque c'erano grandissime distanze, quindi come la racconteresti? Sì, i Romani erano arrivati qua, ma questa è una delle pochissime province che i Romani a un certo punto hanno detto vabbè, ma è inutile restare lì, ma cosa serve, costa troppo, non rende niente, andiamo via, ecco. Ma dopodiché, ecco, io prima di rispondere direi però aggiungerei una cosa, che è verissimo che l'Italia non aveva nessuna unità politica, però secondo me dobbiamo anche stare attenti a non, come dire, essere troppo pessimisti e pensare che l'Italia prima di avere un'unità politica non fosse un paese e un popolo con una sua identità ben precisa. Oggi l'abbiamo molto questa tendenza, anche per l'evoluzione politica del nostro stesso paese, e a volte ci piace addirittura immaginare che gli italiani non sapessero di essere italiani, che non capissero l'italiano. In realtà lì bisogna stare attenti a evitare le forzature. L'Italia al più tardi dal 300 era chiarissimamente un paese abitato da italiani, i quali poi come nazionale si dividevano e si odiavano tra loro e si scannavano tra loro. Aggiungo il professore, un altro dei bestseller è il libro Dante, non su Dante, questo ci riporta. Tra Dante e Boccaccio e Petrarca si gioca questa cosa. Dante ha già un'idea chiara dell'Italia, ma non ha il vocabolario per dirlo, per esempio. Lui dice noi latini, quando scrive in italiano dice noi latini, quando scrive in latino dice Itali, noi gli Itali, però invece in lingua volgare italiani non c'è ancora, ma una generazione dopo con Boccaccio c'è una novella di Boccaccio in cui lui racconta quella di Alapia, mi sembra, no? Che lei è travestita da mercante genovese e arriva in Terra Santa e lì dice, fa amicizia e frequenta molti altri mercanti pisani e siciliani e veneziani e altri italiani, dice Boccaccio, per rimembranza della patria sua. Quindi lì effettivamente gli italiani ci sono e hanno un rapporto con gli inglesi
Ecco, se dovessimo sintetizzare, è veramente, come dire, c'è stato uno scavalcamento impressionante a danno dell'Italia, nel senso che il rapporto tra Italia e Inghilterra, quando comincia nel 200, nel 300, a essere un rapporto abbastanza intenso, è un rapporto in cui il paese più potente, più ricco, più progredito è l'Italia, naturalmente, ma senza confronto. Nel 200 l'Italia, oltretutto come sede della Chiesa romana, ha un'importanza anche politica gigantesca. Questo è un dettaglio, ma nel 200 la Chiesa inglese è piena di chierici italiani che sono stati bombardati lì e che hanno ottenuto episcopati, abbazie, benefici, e il clero inglese si lamenta continuamente di questo vorace clero italiano imposto dal Papa, contro cui non si può fare niente, che divora le risorse dell'isola. Poi arrivano i mercanti. L'Italia è il paese più ricco del mondo, del loro mondo, è il paese dove sono abituati a maneggiare soldi. Non ci sono in nessun posto d'Europa nel 200, nel 300 così tanti soldi come in Italia. E lì il motivo è anche chiaro, è uno hub nel Mediterraneo. Passa tutto lì, tutto il commercio con l'Estremo Oriente, con il Vicino Oriente, la seta, le spezie, qualunque cosa passa dall'Italia, arriva nei porti italiani, poi sale su verso l'Europa, i soldi restano qua. E quindi qua ci sono anche quelli che li sanno maneggiare, i soldi. Per cui per qualche secolo i soldi ci sono anche in Inghilterra o in Francia, ma ce n'è di meno e ci sono meno esperti che li sanno gestire. Quando arrivano i mercanti italiani, vengono cercati, diventano dei tecnici preziosissimi, prestano soldi. La gente li odia naturalmente, ogni tanto c'è una qualche rivolta popolare, facciamo fuori i Lombardi, come dicono loro, no? Sapete che c'è ancora Lombard Street nella City, a ricordare appunto questa colonia. E poi l'Italia è anche all'avanguardia naturalmente nelle arti, a partire dal Medioevo e Rinascimento, tutti gli altri paesi riconoscono che l'Italia è un paese. Poi l'Inghilterra cosa esporta in Italia? Esporta prodotti grezzi, la lana, i tessuti fiorentini, come dire, vengono fatti comprando la lana in Inghilterra. Esporta materie prime, come tutti i paesi più arretrati, no? Ecco. Ed esporta mercenari. Nel 300, quando gli italiani sono troppo ricchi per avere ancora voglia di fare la guerra loro, come facevano fino al tempo di Dante, che i cittadini si armavano e andavano a fare la guerra quando ce n'era bisogno, ma da quel momento in poi basta. Ci perdi troppo a dover chiudere bottega e andare per due mesi a fare la guerra. Paghiamo dei mercenari. Al momento era sembrato un'idea grandiosa. E l'Italia si riempie di mercenari che sono in gran parte tedeschi e inglesi. Grandi condottieri come John Hawkwood, no? Giovanni Acuto, come dicono gli italiani. Quindi questo è quello che sanno gli italiani, e questo paese lontano, per carità, che ha tante risorse, però arretrato rispetto a noi, che noi possiamo sfruttare economicamente, e che però appunto purtroppo ci manda anche tutti questi mercenari che poi non sappiamo più come rimandare indietro. E questa cosa dura ancora per un po' di tempo, è lento il declino dell'Italia. Anche nella percezione collettiva, noi oggi possiamo dire a fine Cinquecento ormai è chiaro che l'Italia sta scivolando indietro, come tutti i paesi bloccati dentro il Mediterraneo, perché da quando Colombo è andato laggiù si sono aperte nuove vie commerciali, i grandi soldi si fanno lì e quindi li fanno quelli che hanno i porti sull'Atlantico. L'Italia, ma anche l'impero ottomano per dire, no? Cessano di essere grandi potenze. Però l'immagine dell'Italia è ancora quella di un paese all'avanguardia. Shakespeare, appunto, no? Quando Shakespeare pensa a Venezia o a Verona e va a leggere la letteratura italiana per trovare delle idee per i suoi drammi, è chiaro che per loro è ancora un punto di riferimento imprescindibile. Per dire, Elisabetta parla perfettamente italiano, riceve gli ambasciatori, poi certo gli ambasciatori non sono l'ambasciatore italiano, sono quello veneziano, quello genovese, quello milanese, però gli parla in italiano. Elisabetta prima parlava italiano o latino? Ha parlato anche in latino sicuramente, ma parlava italiano, sì, parlava italiano. Perché naturalmente c'era l'italiano, la gente a casa parlava il dialetto locale, ma il paese era pieno di gente che si spostava continuamente, quindi un italiano che bene o male tutti un po' capivano e parlavano c'era, ed era il fiorentino naturalmente, era ormai già quello. E poi cosa dire? Nel 6-700 la situazione si ribalta e l'Italia diventa il paese del Grand Tour, dove i gentiluomini inglesi vengono, certo, perché trovano le opere d'arte,
però trovano anche un paese che sempre più li soppa per com'è arretrato, povero, inefficiente. E questo appunto è decisivo, insomma, quando poi l'Italia si risveglia nell'Ottocento e l'Inghilterra ha grande simpatia per il risorgimento italiano e anche grande ammirazione per personaggi magari non tanto Baldini, che però ospita, ma Garibaldi qui è considerato una specie di eroe nazionale, però è per la simpatia per un paese che dopo essere sprofondato così tanto nella miseria, nell'ignoranza, nella povertà, adesso sta trovando la forza. E devo dire che, appunto, si diceva prima che io sono piemontese. E come ben sapete ci sono grandi dibattiti su quanto nell'Ottocento una parte dell'Italia fosse un po' più avanzata di un'altra. Agli occhi degli stranieri non vedevano nessuna differenza. E io ho letto viaggiatori inglesi che vengono in Piemonte nella prima metà dell'Ottocento e che dicono: è certo che questo paese dove nessuno lavora, è ozioso, sporco. E concludo ancora con questo perché è una cosa che mi ha colpito moltissimo. Poi tempo fa ho fatto una lezione su Quintino Sella, grande industriale biellese e uomo politico di grandissima importanza, ministro delle finanze del Regno d'Italia. Quintino Sella da giovane, anni 40, fa il viaggio a Londra. Si è già ribaltata la cosa. No, vabbè, gli inglesi vengono ancora a vedere le rovine romane. Ma chi in Italia vuole imparare qualcosa del mondo moderno, vedere i treni, per dire, no, ecco, deve andare qui. Quintino Sella, ricco industriale del nord, arriva a Londra e trova un paese straordinario che lo colpisce enormemente. E scrive a casa, è un dettaglio, è minimo ma rivelatore, scrive a casa dicendo: ma sapete, qui però è complicato vivere, qui devi metterti una camicia pulita tutti i giorni e devi farti la barba tutti i giorni, a volte anche due volte al giorno, cose, dice Quintino Sella, di cui io non avevo alcuna idea. Ecco, quindi potete capire il divario che si era creato a quel punto. E l'aspetto religioso, quanto è contato il cattolicesimo italiano rispetto al schisma anglicano? Lo dico perché ancora in questo, qualche anno fa, ma in Nord Irlanda mi è capitato che durante le marce orangiste lì questi conflitti religiosi e sociali sono ancora vivi, no? Sappiamo benissimo. E il signore mi chiede che televisione eravamo, la televisione italiana, non ho guardato, you are working for the Pope. Quindi la stupisce un commento del genere, quanto ha contato l'elemento religioso nella distanza o nei rapporti tra i due paesi? No, ha contato molto in una certa epoca. Secondo me poi, diciamo, nell'Ottocento, nel 7-800 è stato superato, ma invece nel Rinascimento, nel tardo Rinascimento, cioè dopo la Riforma appunto, nel 5-600 ha contato. In questo senso che, appunto, you are working for the Pope, noi italiani spesso non abbiamo ben chiaro quanto i cristiani delle altre confessioni, e dico i protestanti ma anche gli ortodossi naturalmente, in realtà percepiscano la loro differenza rispetto al mondo cattolico, soprattutto perché loro non amano il Papa e hanno paura del Papa come grande centro di potere. No, ecco. E la riforma protestante è innanzitutto quello, poi ci sono le cose teologiche, ma è innanzitutto la ripugnanza per quello che viene percepito come un grande e corrotto centro di potere. E quindi, appunto, nel linguaggio comune degli inglesi di quell'epoca non si dice i cattolici, si dice i papisti. E in questa parola, i papisti, c'è dentro tutto un groviglio di odio, di paura, di diffidenza, di ripugnanza, no? Ecco. E cosa succede? Che appunto, mentre c'è ancora l'idea dell'Italia come il grande centro culturale a cui ci ispiriamo, però al tempo stesso gli italiani, essendo papisti, evidentemente sono gente pericolosa. E quindi nello stereotipo dell'italiano che è vigente in Inghilterra, che si vede benissimo nel teatro appunto dell'epoca di Shakespeare, si vede nelle tragedie di Marlowe, eccetera, no? Allora ha contribuito il papismo e ha contribuito Machiavelli, naturalmente.
Machiavelli, non dico frainteso, ma letto in modo un po' elementare, come quello che consiglia ai principi di compiere i peggiori delitti pur di restare al potere. Poi oggi gli specialisti di Machiavelli si sforzano di dire, ma non è proprio così, è un po' più complesso il pensiero di Machiavelli. Ma all'epoca poteva essere percepito appunto Machiavelli come il satanico consigliere che consigliava ai principi di compiere delitti pur di restare al potere. E ci sono tragedie inglesi di quell'epoca in cui Machiavelli compare come personaggio, nel prologo. C'è Machiavelli a braccetto con Satana che spiega come lui sia questo. E quindi gli italiani, papisti e machiavellici, pronti a qualunque delitto pur di conservare il potere, quindi quello è il paese degli avvelenamenti, degli accoltellamenti. L'italiano è quello che è prontissimo ad avvelenarti, ad accoltellarti e così via. E questo è uno stereotipo che si vede radicatissimo nella letteratura inglese appunto del 500 ancora del 600. Poi mi sembra che sparisca, forse proprio perché il paese viene ormai percepito come talmente povero e arretrato che non ti fa più paura. Mentre invece nel 500 c'è ancora questa miscela di ammirazione, ma al tempo stesso di timore. Vabbè, poi loro hanno sempre avuto il grosso problema della loro minoranza cattolica, ostinatamente cattolica, e Gunpowder Plots e tutte queste cose qua. Ancora nell'Ottocento, tutti credo che conosciamo la chiesa italiana di San Pietro a Cracovia, e passando lì davanti, sapete che non si distingue adesso un po' di più, ma proprio perché fu una delle prime ad avere l'autorizzazione a essere costruita, ma doveva essere costruita con l'architettura normale degli edifici della via per non essere identificata come luogo di culto cattolico. Però venendo un po' più avanti verso i giorni nostri, poi c'è stato un momento veramente drammatico della Seconda Guerra Mondiale in cui gli italiani sono ovviamente stati considerati nemici dopo l'entrata in guerra dell'Italia, e col paradosso che fuoriusciti antifascisti che erano qui e che erano scappati per non fare la fine di Matteotti ed altri furono internati nei campi di concentrazione britannici e inglesi. Ma lì il fatto è che effettivamente, come dire, quando un paese è davvero in guerra succedono tante cose che poi dopo a posteriori, quando vengono riscoperte, è facile criticare, no? Indubbiamente durante la Seconda Guerra Mondiale la politica inglese nei confronti degli enemy aliens è stata molto dura, anche quella statunitense peraltro. Bisogna dire, e appunto quando uno lo guarda oggi e vai a vedere i casi specifici e scopri appunto che sono finiti in campi di concentramento, che per carità non erano campi di sterminio naturalmente, ecco, però sono finiti dietro il filo spinato tanti appunto, tanti antinazisti tedeschi, tanti antifascisti. Qualche giorno fa ero a Vienna, ho visitato il museo di Freud e lì ho scoperto che quando Freud è morto, era espatriato a Londra, è morto, e la sua fedele domestica che aveva servito per 30 anni e che aveva accompagnato a Londra è stata immediatamente messa in campo di concentramento, perché anche lei era tedesca. E quindi, ora questo è chiaro che visto oggi nella tranquillità dei nostri luoghi di ritrovo è facile dire, certo, una durezza non necessaria. Però sapete, quando studi le guerre ti rendi conto che le guerre sono dei terribili semplificatori in cui decisioni drammatiche che coinvolgono la vita di infinite persone vengono prese sotto pressione in pochissimo tempo, e funziona così. Questa è una caratteristica proprio della guerra, produce questo genere di conseguenze. Poi ovviamente c'è stato invece l'aspetto positivo della liberazione, anche americana e in Italia. Veniamo ai giorni nostri. Lei, la sua attività è stata principalmente accademica e quindi collaborazioni, sappiamo Oxford e Cambridge sono centri di eccellenza per gli studi anche della storia italiana, la storia dell'arte. Ecco, che collaborazioni lei ha sviluppato e come vede il rapporto tra il mondo accademico del paese? Ma diciamo, da un lato uno potrebbe dire che ormai il mondo accademico è assolutamente globalizzato ed è uniformato, per cui c'è una facilità di contatti e di collegamenti tale. Però non è neanche del tutto vero, purtroppo. In questo senso che ovviamente per gli storici, ma immagino che anche per tutte le altre discipline, io parlo a nome della mia,
per gli storici è sempre stato doveroso sapere di cosa si occupano anche i colleghi degli altri paesi e entro certi limiti leggere anche quello che scrivono i colleghi degli altri paesi. E quindi un'interazione con gli storici inglesi e come con quelli americani naturalmente c'è sempre stata. In certi campi poi fecondissima, per lo studio del mondo romano, per esempio, la storiografia di Cambridge è sempre stata, dalla metà del Novecento in poi, assolutamente all'avanguardia. Però c'è anche un limite in tutto questo, ed è questo, che appunto, fino a un po' di tempo fa il discorso era uno storico serio, italiano, deve saper leggere qualunque cosa venga pubblicata in inglese, in francese e in tedesco. In ungherese no, nessuno mai pretende che uno leggesse l'ungherese in polacco ed è una cosa comica che però al tempo stesso ci deve far riflettere perché lo storico ungherese sa che se pubblica nella sua lingua nessuno leggerà quello che lui ha scritto. Questo vale anche per l'italiano. E ora il problema è che l'italiano fino a un po' di tempo fa era più simile al francese o al tedesco e adesso sempre meno tranne quando il campo di studio è l'Italia. Ci sono tanti studiosi americani e inglesi che studiano a Firenze del Rinascimento, per esempio, e loro l'italiano lo capiscono perfettamente. Ma a me è già capitato di trovare qualche libro di un autore, dico anglosassone, perché a volte non ti accorgi neanche bene se sia un autore britannico o americano, che lavorava sulla storia italiana e che però usando testi italiani medievali, chiaramente ogni tanto non capiva e fraintendeva. Perché magari parla perfettamente l'italiano moderno, ma con quello arcaico ha dei problemi. E quelli che non studiano la storia italiana, l'italiano non lo leggono più e non lo citano. E anzi, in generale, va detto che, data l'enorme ricchezza e potenza della cultura in lingua inglese, sempre più gli uomini di cultura che si esprimono in inglese sentono meno il bisogno di occuparsi anche di ciò che viene scritto in altre lingue. Questa è una cosa che va detta, la tocchi con mano continuamente. Una delle sue ultime conferenze aveva il titolo che sembra poco accattivante, che cosa serve studiare la storia, credo che stesso. Il risultato era sempre questo percorso di vista. Il risultato è che, a parte la sala piena, c'erano 40.000, si suppone, soprattutto giovani, ad ascoltare online quello che quindi deve aver dato una risposta molto interessante. Ma mica tanto, loro lo speravano, perché era una collegata. Va bene, magistralmente abbiamo sempre sentito a scuola. Non pare proprio così, perché a leggere i suoi libri siamo un'umanità in guerra, dai nostri antenati più lontani fino ai giorni. Quindi a cosa serve? Solo una bussola per capire quello che è successo? No, studiare la storia serve a un certo numero di cose. In nessuna di queste è indispensabile per il singolo, nel senso che naturalmente nella vita è perfettamente possibile vivere lo stesso e avere anche successo senza avere nessuna idea di quello che è stato il passato. Però hai degli strumenti di meno comunque se sei una persona così. Quanto a un'intera società in cui non ci fosse nessuno che studia la storia e la conosce, io faccio fatica anche solo a immaginarla effettivamente. Perché? Ma perché fondamentalmente non è tanto la questione dell'historia magistra vitae, che già è una formula polverosa, l'abbiamo sentito a scuola e si stava antipatica già allora, e poi comunque perché qualcuno possa essere maestro bisogna che ci sia qualcun altro che vuole imparare. Quindi diciamo, se i leader politici hanno un'idea della storia, hanno degli strumenti in più per prendere delle decisioni, ma nessuno li può obbligare. Ma quello che voglio dire è che la storia è banalmente il catalogo di tutte le cose che noi esseri umani abbiamo fatto su questa terra da quando esistiamo, o perlomeno da quando abbiamo imparato a scrivere, ecco, perché quello che facevamo prima di imparare a scrivere, lì certo gli archeologi, i paleontologi cercano un po' di darci un'idea, ma noi storici cominciamo a capire qualcosa a partire dal momento in cui questi benedetti sumeri e altri babilonesi hanno imparato a scrivere e quindi noi parliamo con loro. Allora, a partire da quel momento, la storia è, ripeto, il catalogo di tutto quello che è stato fatto.
di tutte le cose meravigliose e di tutte le cose spaventose di cui l'umanità è stata capace. Non saperne niente non ci impedirebbe di campare lo stesso. Però io credo che chiunque nella propria vita possa capire la differenza. Adesso mi metto in affari con questa persona, stipulo un contratto con questa società di cui non so niente, oppure di cui so cosa ho fatto prima, da dove viene fuori, no? Ecco, la differenza è quella. Noi, studiando la storia, siamo in grado di avere un po' di informazioni in più su che razza di bestie siamo noi esseri umani, cosa siamo capaci di fare, come reagiamo in certe situazioni, perché poi anche se la storia ovviamente è continuo cambiamento e non c'è mai niente di uguale, però paralleli ce ne sono finché si vuole. Vuoi studiare, vuoi capire qualcosa di cosa succede in un mondo ricco, organizzato, con un certo benessere, quando fuori vive un sacco di gente esclusa da questo benessere e che desidera entrare, e dentro quel mondo ricco ci si organizza per vedere un po' come gestire, no, questa immigrazione e quali strategie potrebbero avere successo e quali invece contengono dei rischi. Te lo puoi inventare dal nulla, però se hai studiato la storia dell'Impero Romano, come dire, un po' di idee ce le hai già prima di cominciare, ecco, no? Quindi questo sostanzialmente, senza sapere niente, come è successo fino a ieri, ci muoveremmo molto più alla cieca di quanto già non facciamo naturalmente. Poi aggiungerei però ancora un'altra cosa, che no, altre due, come vedete, c'è tutto il che si vuole dire. Intanto, studiare la storia ci aiuta a demitizzare il nostro presente, e cioè a capire che tutto ciò che noi ci vediamo intorno ha una sua origine, ci sono dei motivi se le cose funzionano così, se le cose stanno andando in quel modo, no? Ci sono dei precedenti, se un paese si comporta in un certo modo non devi cadere dal pelo dicendo Dio, Dio, chissà perché mai fanno questo, perché magari studiando la storia invece capisci perché certi paesi e certi leader prendono certe decisioni. Ti trovi davanti a istituzioni di cui hai la scelta se dire deve essere così per forza, oppure dire no, questa cosa si è formata nel tempo. Questo vale per tutto, vale per il celibato ecclesiastico come per la democrazia, tutto si è formato nel tempo, non è stato dato, non è indispensabile, ecco. E sapere quello ti aiuta di nuovo, per carità, ti rende anche magari troppo flessibile, non sempre il potere ama che la gente metta in discussione, metta in dubbio, però invece una società sana ha bisogno di quello fondamentalmente. E poi l'ultimissima cosa, scusate se la faccio lunga, è che la principale regola, l'unica regola che rende scientifico il mio mestiere, sapete che tra gli storici da sempre si discute scherzosamente se fare la storia sia una scienza o un'arte. E ognuno risponde, secondo me è un'arte assolutamente, molto più che non una scienza, però ha un aspetto scientifico, uno c'è. Qualunque cosa tu affermi, devi permettere a chi ti legge di capire dove hai trovato quell'informazione o com'è che sei arrivato a formulare quell'idea. È il motivo per cui i nostri libri, stavo per dire veri, i nostri libri più importanti in realtà, che non sono quelli divulgativi, ma sono quelli in cui discutiamo con i colleghi perché stiamo trovando, ci sembra di aver trovato qualcosa di nuovo, i libri veri hanno le aborrite dagli editori note a piedi pagina, che hanno quello scopo lì, di permettere a chi si interessa a quello che stai dicendo, di dire ma tu questa notizia dove l'hai trovata? E questa cosa crea una forma mentis, che non è così comune in realtà nell'umanità, perché io mi aspetterei che l'umanità avesse come reazione automatica quella per cui quando ti dicono sai cosa è successo? È successa la tal cosa? La domanda automatica dovrebbe essere e tu come fai a saperlo? Ma invece non è mai così. Visto che la nostra reazione è davvero, incredibile. Ecco. No, sorrido perché questo vale ovviamente anche per i giornalisti, e nella citazione delle fonti e il fatto che non dovremmo divulgare, pubblicare nulla se non
quando non ci sono almeno due fonti indipendenti, la famosa vicenda del Watergate, che i due giornalisti hanno di aspettare la seconda fonte sicura e non sono usciti fin quando non l'hanno citata. Su questo discorso però volevo chiedere se è per tutti questi motivi che lei alla fine è uscito dal perimetro dei suoi studi, cioè lei è sempre insegnato storia medievale. Nei libri, soprattutto divulgativi o nelle conferenze, Sardana, Festival della Mensa, quant'altro, spazia, e ha dimostrato anche stasera di avere la conoscenza enciclopedica sufficiente per spaziare su tutti i periodi storici possibili, ma non è un rischio per lei esprimersi poi anche dalla Resistenza fino non lo so, la Rivoluzione francese, avendo come base la storia medievale. E quindi, da una parte, se non è un rischio, dall'altra, perché lo fa, e anticipo quello che posso immaginare io, perché nella storia c'è un filo unico, comunque, che porta avanti e indietro. Però la risposta è la sua. Sì, no, allora... Credo che abbia avuto anche polemiche sul fatto che si allargava un pochettino. Ma questo poco, devo dire, anzi direi cose irrilevanti, al di là del fatto che ovviamente, come in qualunque mestiere, il successo automaticamente attira anche giustamente un pochino di critiche per forza, certamente. Ma però non è quello il problema, perché nel nostro mestiere è molto chiara la differenza tra l'attività scientifica di ricerca e l'attività di divulgazione, no? Quindi, fondamentalmente, io non mi metterei a parlare di argomenti, appunto, di storia del XIX secolo, supponiamo, o dell'antica Roma, quindi al di fuori del Medioevo, che è il mio periodo, non scriverei delle cose con velleità accademiche, se non avendone impiegato il giusto numero di anni per impadronirmi di quelle cose e per trasformarmi anche in uno storico dell'età contemporanea o del mondo antico. La divulgazione è una cosa un po' diversa, però. Perché la divulgazione la può fare in realtà qualunque storico, nel senso che il nostro mestiere ci abitua a trovare rapidamente la bibliografia più rilevante. Quindi a capire rapidamente i colleghi specialisti di quelle cose, quali problemi hanno messo in luce, quali sono le cose più importanti da dire, e questo lo capisci anche lavorando appunto di seconda mano, cioè sui libri scritti dagli altri specialisti. Quindi non è troppo pericoloso farlo, al di là del fatto che poi c'è anche una cosa da specificare, io adesso questa è una cosa che di solito ci diciamo fra noi medievisti, ma che è talmente vera che la dico qui anche in pubblico. Il Medioevo è un periodo talmente lungo e talmente variegato che ha al suo interno un'evoluzione, molte evoluzioni, per cui è chiaro che per il non specialista può sembrare strano, ma invece, quando lo studi da vicino, ti rendi conto che noi chiamiamo Medioevo la Gallia dei Franchi nel VI secolo, l'epoca delle invasioni barbariche, e chiamiamo Medioevo la Firenze di Dante. Sono due mondi tra i quali c'è una differenza abissale, abissale. La Firenze di Dante è più vicina al mondo nostro che non alla Gallia delle invasioni barbariche. Quindi il medievista, scherzando, ma credendosi, dice: noi siamo talmente abituati a studiare società diversissime, a usare fonti completamente diverse fra loro, che quando uno si è impadronito di tutto il Medioevo, aggiungere quei pochissimi secoli che ci sono stati dopo, tre o quattro secoli, come che sia, ecco. E aggiungere quei pochi secoli che c'erano prima, cosa vuoi che sia, un contemporaneista non potrebbe facilmente entrare nel vivo del dibattito sul Medioevo, ma il medievista può tranquillamente occuparsi di tutto il resto, perché il Medioevo è talmente vasto di suo. Questo è l'orgoglio professionale del medievista, ma la risposta è chiarissima in termini di divulgazione, che è molto diversa dalla ricerca. No, mi viene in mente ad esempio il libro sulla storia d'Italia di Carlo Montanelli, che non era uno storico ma era un grande divulgatore e ha fatto pesamente il suo mestiere. Sì, lì è una cosa controversa in questo senso, che ecco, quella era l'epoca beata in cui gli storici facevano gli storici e non si occupavano di divulgazione.
io devo dire che ogni tanto mi invidio, la generazione dei miei maestri che appunto se scriveva, e scrivevano soprattutto articoli sulle riviste accademiche, poi un libro ogni tanto, ma grandi storici avevano scritto uno, due libri nella loro carriera, tre, ecco, e scrivevano esclusivamente libri di ricerca, quindi che contenevano delle novità, delle discussioni e che erano scritti per essere letti dai colleghi, da 200 o 300 persone in tutto il mondo e solo da loro. E quello era un mondo che funzionava così, e chi voleva, senza essere uno specialista, leggere dei libri di storia, chiedeva ai giornalisti di scrivere quei libri. All'epoca qualunque mio collega avrebbe detto, per l'età di Montanelli è spazzatura. Era vero, ma non era tutta la verità. Era vero in questo senso, che ovviamente i libri di Montanelli erano scritti grandiosamente, Montanelli era una grande penna, scriveva meravigliosamente, era piacevolissimo leggerlo. Il punto è che nella forma mentis del nostro mestiere, siccome le interpretazioni cambiano col tempo, e noi ci illudiamo sempre che l'interpretazione che stiamo dando adesso sia un po' più vera di quella che si dava 50 anni fa. E allora gli storici trovavano ripugnante che per offrire a un grande pubblico il racconto, che ne so, del Medioevo, si cadesse in cliché che per gli specialisti ormai non erano superati, banali. E veramente provocava proprio ripugnanza questa idea, ma questo che non sa niente racconta che c'erano i servi della greba, che c'era la piramide feudale, tutte queste stupidaggini, ecco. Oggi io mi sentirei di dire che se i libri di Montanelli hanno comunque, Montanelli e soci, perché poi lui ha avuto regolarmente dei partner, no, Gervaso, poi ecco. Se quei libri hanno aiutato tanta gente ad appassionarsi alla storia, comunque una funzione utile l'hanno avuta. Però la divulgazione fatta dallo storico di mestiere è ancora un'altra cosa. Al di là del fatto che io cerco di farla ancora in un modo ancora più particolare, perché la mia divulgazione nei libri, nelle conferenze no. La conferenza effettivamente uno prende i libri più importanti sull'argomento e rapidamente imbastisce il racconto, perché poi io quello che so fare è soprattutto quello nelle conferenze, raccontare gli avvenimenti. Ma quando faccio un libro, anche se il libro è divulgativo, però è sempre fatto sulle fonti, di prima mano. Questo libro sulle rivolte popolari non è che mi sono messo a discutere con i tanti studiosi che si sono occupati dell'argomento negli ultimi decenni, però non ho semplicemente preso le informazioni dai loro libri, le ho prese dalle fonti. Mi sono letto le cronache e sulla base delle cronache, analizzandole, andando a discuterle anche, ho tirato fuori il racconto degli avvenimenti. Quindi c'è una dimensione di ricerca, anche se molto elementare, proprio il grado zero della ricerca, anche nei libri divulgativi che io faccio. Dopodiché è perfettamente lecito invece fare dei libri divulgativi in cui tu prendi gli studi degli specialisti e tiri fuori il succo e devi essere bravo a raccontarlo al pubblico. Non c'è niente di tuo se non lo stile. Però se lo fa lo storico, che magari purtroppo non scrive bene come Montanelli, però se non altro offre anche al grande pubblico lo stato dell'arte, cioè quello che oggi gli specialisti pensano, e non una rifrittura di cliché come ogni tanto capitava come invece con la storia d'Italia di Montanelli. Ho l'impressione che se lei fosse stato solo uno specialista accademico si sarebbe annoiato molto. Arrivo allo storytelling che ho citato prima, perché evidentemente il successo dei suoi libri, delle sue trasmissioni, delle sue conferenze sono per quello che stiamo sentendo stasera, non solo la grande passione che credo sia condivisa dai suoi colleghi, ma la capacità di raccontare. Allora, mi interessa anche professionalmente dal mio punto di vista. Rantene, verba sequentur, e quindi che è un po' la mia idea che ho sempre avuto, cioè che è importante avere conoscere l'argomento e poi si può raccontare. Oppure, come molti adesso fanno, ci sono queste scuole di scrittura, addirittura si insegna il format di X romanzo. Lei is a natural storyteller, cioè è venuto così, non è che ha uno schema in testa
di racconto. No, assolutamente no, mi è venuto così e mi è venuto in modo del tutto inaspettato, devo dire, perché nei primi decenni della mia vita di studioso, io ho fatto lo studioso, sono ancora di una generazione che è entrata all'università in giovanissima età, come era ancora possibile allora. Io a 25 anni ero ricercatore universitario, posto di ruolo. Oggi i giovani ricercatori entrano a 45 anni. Quindi per una ventina d'anni io ho fatto lo studioso come mi avevano insegnato, senza fare nessunissima attività divulgativa, e però appunto per non annoiarmi ho scritto un romanzo. Video molto, come per non annoiarmi, e anche perché effettivamente è vero che mentre il Medioevo è un periodo straordinario, c'è dentro tutto, però io ho sempre avuto voglia di occuparmi anche di altre cose, ecco, di occuparmi, che ne so, di Napoleone, per esempio. Io ero un ragazzino che giocava, un bambino che giocava a soldatini, e quindi, e però, ecco, il mio primo romanzo ha proprio questa genesi. Io, ricercatore universitario di 30 anni, medievista, sono molto appassionato anche di altre cose. Sì, perché è un periodo storico. Ma che non sono, rientrano nel periodo che io sono legittimato a studiare. Io potrei mettermi a studiare anche le guerre napoleoniche e scrivere dei libri scientifici sulle guerre napoleoniche, per carità potrei, ma intanto non ho la formazione per farlo, dovrei acquisirla. E poi nel prossimo concorso a cattedra di storia medievale io posso aver scritto una meravigliosa vita di Napoleone, ma mi conta zero, perché il posto è per la storia medievale. Funziona così e ha anche un senso in realtà questa ripartizione. Quindi io, essendomi appassionato molto in particolare fin da ragazzino a una delle guerre di Napoleone, quella contro la Prussia del 1806, e dietro capite c'è tutto il discorso del mito dello Stato prussiano, di Federico il Grande, dello Stato razionale illuminista, dell'esercito invincibile, che poi va a sbattere il naso in Napoleone e viene demolito in un giorno. La monarchia prussiana, lo stato dei filosofi di Hegel e Kant, l'esercito invincibile, tutto sbriciolato in un giorno, 14 ottobre del 1806, la doppia battaglia di Jena e di Auer, eccetera. A me quella cosa lì, io ce l'avevo in testa fin da quando ragazzino ho letto la mia prima biografia di Napoleone. E da grande ho cominciato a leggere. Allora non c'era internet, naturalmente, però ho cominciato ad andare in biblioteca e ogni tanto, anziché cercare cose di storia medievale, andavo a cercare cose sulla Prussia in epoca napoleonica e prendevo appunti e fotocopiavo, ho ammucchiato roba. E poi a un certo punto, a me, quando mi sono veramente interessato molto in un argomento, io comincio a sentire il bisogno di dire la mia, cioè di produrre qualcosa, di materializzare qualcosa per giustificare tutto questo enorme spreco di energie mentali e di tempo. E però non volevo, non mi sembrava di non poter scrivere un libro scientifico. E quindi non mi è rimasto che dire, vabbè, provo a scrivere un romanzo. È riuscito bene. Quindi il romanzo e la divulgazione sono servite per uscire dall'ambiente ristretto all'argomento della sua attività accademica, respirare un po' un'aria diversa. E lì però arriva anche la capacità divulgativa, l'incontro con Piero Angela. Ma in effetti è cominciato tutto lì, è cominciato tutto con l'incontro con Piero, che è nato semplicemente perché io, o me, allora, super qua. In realtà, diciamo, a volere fare tutta la genealogia, il mercato librario già negli anni 90 aveva cominciato a fare pressione sugli specialisti perché producessero anche opere per un grande pubblico. Qui è proprio questione, diciamo, di come si muovono le case editrici, non voglio dire di mode, ma di tendenze. No, ecco. Era finita l'epoca in cui i libri per il grande pubblico li scriveva Montanelli, alcuni editori hanno cominciato a chiedere, poteva capitare anche prima, ma molto di rado. È diventato normale invece, negli anni 90 editori come La Terza, per esempio, o Einaudi, hanno cominciato a chiedere agli studiosi, facci un libro, ma non scriverlo per i tuoi colleghi, facci un libro che possiamo mandare in libreria e che possa vendere. E le sventurate hanno cominciato a rispondere, naturalmente, quindi qualcuno di noi ha cominciato a dire, beh, però perché no, perché no?
Io sono entrato in contatto con la Terza, con Giuseppe La Terza, perché allora ero ricercatore a Roma, Tor Vergata, in cattedra c'era una grandissima studiosa che è mancata pochi anni fa, che era Chiara Frugoni, e lei aveva già fatto dei libri con La Terza, e a quel punto è nata l'idea di scrivere a quattro mani un dizionario del Medioevo per La Terza. E quella è la prima cosa, appunto, che non fosse un libro accademico, ma destinato invece a andare in libreria. Questo sodalizio con La Terza è andato bene. E poi a un certo punto, arriva anche Piero Angela, ma la genealogia è questa. A un certo punto La Terza, voi capite, la storiografia nel Novecento ha avuto una fase di rigetto verso tutto quello che era il modo tradizionale di fare storia. Le biografie dei grandi uomini, la storia delle guerre, delle battaglie, no? C'è stato qualche decennio in cui se volevi essere uno storico alla moda non facevi più quelle cose lì. Studiavi l'economia, la mentalità, tutte cose importantissime, la vita quotidiana, tutte cose, ripeto, fondamentali che sono rimaste. Però a un certo punto, tra anni 80 e 90, qualcuno ha cominciato a dire, però anche le battaglie sono molto importanti, e però anche i grandi uomini in realtà bisogna studiarli. Hanno cominciato anche grandi storici, i francesi lo hanno fatto. Jacques Le Goff ha pubblicato una biografia di San Luigi, Luigi IX, re di Francia. Ha fatto scalpore nella professione storiografica, perché fare una biografia sembrava una cosa vecchia. E qui invece avevi lo storico più di avanguardia del mondo che proponeva una biografia. Georges Duby, che era un altro grandissimo medievista francese della scuola delle Annales, ha fatto un libro su una battaglia. La battaglia di Bouvines del 200, una grande battaglia in cui il regno di Francia sconfigge i tedeschi, eccetera. E anche lì, scalpore, ma allora si può fare la storia delle battaglie. Giuseppe La Terza, un bel momento, mi dice, secondo me sarebbe ora di fare una biografia di Carlo Magno. E io che non mi ero mai occupato in vita mia di Carlo Magno, studiavo appunto il basso medioevo, i comuni del 300, gli stati del 400, e quindi si trattava di un mondo totalmente diverso, ma totalmente, giustamente dico, beh, sarebbe divertente fare una cosa diversa. E quindi ho accettato. Questa operazione è stata ancora in parte limitata, oggi non lo rifarei allo stesso modo, e neanche Giuseppe La Terza non sarebbe più così. Ma nel 1998 o 99, quando me l'ha chiesto, il libro è uscito nel 2000, Giuseppe La Terza, per fare un libro che andasse in libreria e potesse essere letto da tanti, mi ha detto non metterci le note. E io non ci ho messo le note, effettivamente. Però è un libro che io mi ricordo quando l'ho letto, mi ha aperto proprio la visione sull'Europa di oggi, franco-tedesca, perché era partito da lì. Ma infatti, oltretutto, il libro aveva come sottotitolo Un padre dell'Europa, cosa che poi Le Goff criticò, dice non c'entra niente, ma invece in realtà è uno dei momenti in cui prende forma l'idea di Occidente, ecco. Ma aveva quel titolo, penso, dico ancora questo, perché nell'anno 2000 l'editore La Terza pensava che la gente amasse l'idea di Europa, e che quindi dirgli che questo libro ci parla di come è nata l'Europa fosse una buona idea. Anche forse l'ho letto per quello, ma dai libri di divulgazione, ovviamente, alla televisione. A Piero. Ci arrivo, perché appunto, Piero, però volevo ancora dire questo, perché è una cosa a cui tengo. Il libro non ha le note a piedi pagina, ne ho poi fatto ancora un altro, con La Terza, sulla battaglia di Waterloo, a quel punto mi ero scatenato, facevo anche libri su cose non medievali, senza troppi scrupoli, ancora quello e senza note a piedi pagina. Nel frattempo la University of California Press ha deciso di tradurre il Carlo Magno, e mi hanno scritto dicendo, però professore, lei ci deve mettere le note. Questo libro senza, non può essere un libro senza note. E io mi sono messo lì e ho ritrovato tutte le innumerevoli, perché tu l'hai fatto sulle fonti, è un libro di ricerca in realtà, anche se divulgativo. Avevo consultato innumerevoli fonti, mi sono dovuto mettere a ritrovare tutte le fonti, mettere il volume in cui c'era quel documento, l'archivio in cui c'era quell'altro, perché... Ecco, lì mi sono un po' vergognato di averlo fatto senza nota, devo dire. E da allora in poi a Giuseppe La Terza ho detto, senti, proviamo a mettercele le note. Vediamo se davvero il pubblico si spaventa così tanto come pensate voi, editori. Si è scoperto che il pubblico non si spaventa per niente. Non le legge. Non le legge, non importa. I numerini non lo disturbano. Quindi ormai non farò mai più libri senza note.
tranne in casi in cui siano estremamente divulgativi davvero tanto 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 come questo qua sulle rivolte popolari, ma se ci metto molte ricette non lo farò più. Dopodiché Piero Angela voleva parlare di Carlo Magno, per farla breve, ed era appena uscito o da pochi anni il mio libro su Carlo Magno, e Piero lavorava così, ovviamente, dato che lui aveva questa straordinaria capacità di raccontare e far capire qualunque argomento, dall'astronomia alla storia delle Stine, per l'appunto, dai Celenterati a Carlo Magno, esatto. Ovviamente aveva uno staff che gli faceva delle ricerche e che lo metteva anche in contatto con chi conosceva l'argomento. Quindi mi chiamano dicendomi: stiamo preparando uno speciale di Superquark su Carlo Magno e Piero vorrebbe conoscerla per chiederle delle indicazioni. Quindi ho incontrato Piero Angela, abbiamo chiacchierato, e lui ovviamente era anche sempre alla ricerca di volti nuovi da provare a inserire nella questione. E quindi lui mi ha detto: ma professore, ma così e così, perché non viene in trasmissione? Facciamo un dialogo su Carlo Magno anche in trasmissione. E quindi io ho partecipato a questo speciale su Carlo Magno. No, sorrido perché adesso può capitare di fare l'ospite in qualche talk show di altra natura di cui non si parla certo di Carlo Magno. Siamo verso la conclusione della nostra chiacchierata per motivi di tempi, ma non posso credere che sia molta curiosità sull'influenza della sua statura. Cioè il professore ha i vassalli, che si autodefiniscono così, ma vorrei averne anch'io dei vassalli che fanno appunto dei video, ma in tutto quello che mettono in rete arriva da conferenze che lei ha già fatto. C'è un controllo editoriale da parte sua? Se questi mezzi si impazziscono e mettono cose che la danneggiano, è una cosa semplicissima. Noi adesso stiamo facendo questa cosa che viene filmata, che l'ambasciata metterà sui suoi canali. Pochi giorni dopo ci sarà qualcuno che avrà ripreso il video di questa cosa e lo avrà caricato su un qualche portale, e ci sono diversi portali gestiti da appassionati che collezionano, mettono in ordine, commentano e mettono a disposizione di chi li voglia vedere, tutti ben organizzati, tutti i video del professor Barbero. Chi fa questo lo fa senza chiedere il permesso né a me né a loro, verosimilmente. Dopodiché nessuno impedirà a chiunque, se io avessi mai detto, spero di no, qualche cosa di eventualmente inquietante, chiunque potrà prendere 10 secondi in cui il professor Barbero dice un'enormità e spararlo in rete mettendoci il titolo che vuole. E tutte queste cose saranno viste da migliaia, centinaia di migliaia di persone. E né io né lei avremmo fatto assolutamente niente per questo. È tutto così. Sì, no, c'è anche un disclaimer che dice nei vassalli, dice che lei non è... Perché un paio di questi portali o siti che hanno particolarmente grande successo ospitano anche naturalmente discussioni che possono andare in tutti i modi. Allora a me è capitato qualche volta che mi scrivesse qualche bene intenzionato dicendo: ma sa che appunto sul sito i vassalli così e così hanno espulso uno che aveva parlato contro Israele, lei cosa ne pensa? Io ho risposto: non ne penso niente, però ne ho parlato con un agente, con un avvocato, e abbiamo monitorato un anno, perché io non lo voglio fare queste cose, ma hanno monitorato un minimo e insistito perché nei siti dove c'è il mio nome, perché ci sono siti che si chiamano appunto Alessandro Barbero, la storia, ecco, perché in quei siti ci siano i disclaimer, quindi chi accede, in generale il 99% di chi accedeva già prima aveva capito benissimo che non ero io personalmente, però un 1% di più ingenui invece c'è sempre, che credo di parlare con me. E quindi ecco il disclaimer. Però per il resto io ho fatto per tutto questo le stesse cose che io e lei faremo adesso, cioè niente, succederà tutto da solo. No, questo però conferma la forza della sua comunicazione, che va, tra virgolette, va da sola, non solo va da sola, ma ce ne sono anche appunto la stessa. Addirittura ho visto un primo vassallo, perché si voleva distinguere dagli altri e si è autoproclamato primo vassallo che emette cose sue. E, concludiamo, credo che sia l'orario che era stato concordato, ringraziando sicuramente, avete capito per un po' di più il fenomeno Barbero.
che, da cui siamo partiti, grazie di essere qui di persona, ma visto che finiamo con gli influencer e sappiamo le polemiche sugli influencer di questi mesi o settimane, l'influencer a sua insaputa, Alessandro Vestore, Alessandro Barbero, conferma che anche essere sui social impone o richiede, diciamo, richiederebbe avere dei contenuti e dei contenuti intelligenti e che fanno pensare. Lei li ha, e quindi 600.000, 1 milione su YouTube, ho visto dei suoi, tra l'altro delle conferenze che è così, a vederle sulla carta sembrerebbero anche un po' noiose come temi, invece. Però diciamo la verità, il milione è per la conferenza il sesto nel Medioevo. Allora, questa è la grande conclusione della serata. Grazie per essere. Grazie. 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 Grazie